un volto noto del calcio milazzese, Angelo Garagliano. Quest'anno ha allenato appunto l'Under 17 provinciale e anche il settore anche Under 19, juniores. Oggi lo intervistiamo, quindi vediamo che cosa ci dirà il nostro simpatico allenatore milazzese Angelo Garagliano. La prima domanda, mister, oggi siamo qua per parlare di un po' come è andata la tua stagione a Milano. Buonasera Antonio, buonasera a tutti. Sì, hai detto bene, ormai diciamo sono un veterano del calcio sia milazzese che anche dintorni. Che posso dire? Per me la stagione quest'anno è andata molto positiva riguardo sia alla categoria Under 17 sia all'Under 19, perché è dal mese di luglio che si lavora duramente, iniziando con gli stage che abbiamo organizzato, e se non ricordo male sono stati due stage. Il primo stage che abbiamo organizzato è stato per l'Under 19 e qualche juniors per la prima squadra, che grazie a Dio è andata a buon fine e c'era una rappresentanza molto numerosa di ragazzi da tutte le parti. Dopodiché è finito questo step e abbiamo iniziato l'Under 17, perché eravamo, la società era indecisa di sviluppare o fare la categoria Under 17, poi ci siamo confrontati e abbiamo deciso di farla e abbiamo fatto un altro stage e da lì abbiamo anche scaturito e trovato dei ragazzi molto interessanti che si sono aggregati alla società Milazzo e che abbiamo fatto il campionato. Per quanto riguarda il campionato Under 19, abbiamo visto che siamo arrivati in classifica tutti lì a 1 o 2 punti dal secondo al quinto posto, cioè non c'è niente da lamentare. L'unica cosa che purtroppo che lascia l'amaro in bocca è il nuovo regolamento che è stato, che magari successivamente ne parleremo. Per quanto riguarda la 17, no, sono molto più che soddisfatto perché abbiamo fatto bene, abbiamo raggiunto un terzo posto. È stata una squadra nuova di ragazzi molto volenterosi che giornalmente erano sempre presenti, settimanalmente non mancavano mai gli allenamenti, ma la cosa è proprio che è importante, ragazzi di una massima educazione, che non posso dire altro che non ho parole per esprimere l'educazione di questi ragazzi, la volontà e soprattutto la loro voglia di crescita, soprattutto ogni fine allenamento la sera passavano dal mio spogliatoio e mi chiedevano magari dove dovevano migliorare, dove hanno sbagliato, cosa pensavo io di loro. E questa era una cosa che a me faceva molto piacere perché vuol dire che si è creato già da subito un rapporto molto importante. L'annata, ripeto, per me è stata positiva. Poi non ci dimentichiamo che insieme al mio collaboratore, il direttore Salvo Rotella, ci siamo posti una domanda dicendo: ma scusa Angelo, visto che Milazzo è una piazza importante, come mai non ha un'affiliazione? Io ho detto: sai, questa è una cosa che mi spiazza pure me. Dico, ne possiamo parlare con la società? Se la società è disposta a fare qualche filiazione. Ci siamo incontrati con la società entusiasta ha accettato subito questa idea e insieme al direttore Rotella, che è stato lui tramite, abbiamo fatto l'affiliazione con il Perugia Calcio. Dico, perciò appunto dico che è stata un'annata positiva nei nostri confronti, nei confronti della società. Abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo fatto un salto di qualità con l'affiliazione del Perugia, perciò non posso dire altro che ritenermi soddisfatto di tutto e di tutti i ragazzi e del lavoro che è stato fatto insieme, non solo io, ma insieme al mio staff, perché abbiamo lavorato duramente e il lavoro è stato sempre quello che ci ha ripagato. Allora, passiamo alla seconda domanda. Mister, adesso che è finita la stagione, che voto dareste ai ragazzi e che voto ti daresti tu stesso? Questa è una domanda che magari può sembrare scontata. È normale che ai ragazzi do il massimo dei voti, perché
se lo meritano, ripeto, Armandiero se lo meritano per tutta la loro serietà, professionalità che hanno messo, anche se sono ancora ragazzini, stanno crescendo adesso, ma hanno dimostrato maturità. Maturità significa che nello spogliatoio erano tutti uniti, che agli allenamenti erano tutti presenti, che fra di loro non c'è stato mai un disguido e soprattutto un'educazione incredibile. Cioè, ai ragazzi do 10. Per quanto riguarda il mio voto, sinceramente non mi va di votarmi me stesso, sicuramente devono essere gli altri a valutare se il mio lavoro è stato positivo o negativo. Ma una cosa che è certa è che la classifica dell'anno scorso, dell'anno 2017, quest'anno sarà il voto che per me ritengo opportuno che sia. Ancora un'altra domanda allora, mister. Cosa pensi del nuovo regolamento che è stato fatto dalla Lega riguardo alla categoria Under 19? E allora, sinceramente parlando, secondo me, mi dispiace dirlo, secondo me è stato un flop, ma sicuramente non è che lo dico io solo, ma anche i miei colleghi che ci incontravamo nei campi quando ci disputavamo le gare, che secondo noi è stato un campionato falsato. Perché è un campionato falsato? Perché è un campionato che inizia ad ottobre e finisce a marzo. Poi i ragazzi che fanno parte della categoria Under 19, che non hanno possibilità di andare magari in prima squadra o per motivi personali, per qualche altro motivo, e si ferma il loro campionato a marzo. Poi il loro campionato riprenderà a ottobre. Cioè, questo il ragazzo, il giocatore, che deve fare da marzo fino a ottobre? Secondo me sarebbe opportuno magari cambiare questo regolamento per rispetto sia dei mister che lavorano con i ragazzi e per i ragazzi stessi, perché poi con un lungo andare non è facile trovare ragazzi che accettano di fare solo esclusivamente la categoria Under 19, perché ci sono società che scrivono la squadra, che magari fanno un campionato di prima categoria, che non sono obbligati per far partire questi ragazzi, poi a marzo si chiude tutto. Invece all'opposto dei campionati di promozione a salire, che già è di obbligo. Anche se è di obbligo, poi non è facile trovare i ragazzi che accettano questo regolamento. Perciò io dico, lancio la mia freccia e direi di magari rivedere questo nuovo regolamento tramite le due leghe, magari la Lega di Messina con la Lega di Barcellona si uniscono, magari proporranno qualcosa di diverso, tipo a Palermo, e magari faranno un girone unico sia a Messina che a Barcellona, e faranno, magari lasceranno il regolamento che c'è in tutte le categorie, la prima magari sarà in diretta, dalla seconda alla quinta faranno i playoff, sempre se che non ci sia il distacco dei 10 punti, come è stato fatto nell'anno 17. Nell'anno 17 è stato un campionato molto più competitivo, che si è giocato fino alla fine, fino all'ultima giornata, come noi per esempio che abbiamo giocato fino all'ultimo, stavamo alla speranza dei playoff, ma purtroppo non è stato, perché magari la prima ha distaccato di più di 10 punti della seconda e non si sono svolti i playoff, ma hai uno stimolo in più per giocare fino all'ultima giornata. Già io parlo per me, quando io ho visto il regolamento che passava solo la prima e gli altri non passavano, o quantomeno non si facevano nemmeno i playoff, ho cercato di amalgamare la cosa, cercando di far esortire qualche ragazzo dell'anno 17 che già magari per il prossimo anno sarà pronto. Ma anche il ragazzo dell'anno 17 mi fa la domanda, dice: mister, ma un altro anno rimane questo regolamento? E non è facile poi gestire questa situazione. Si vanno a perdere dei ragazzi, magari non faranno la 19, si andranno a fare una terza categoria, magari contro volontà, perché magari lì il campionato dura di più, che il ragazzo si sa che ha voglia di giocare e divertirsi. Cioè, noi dobbiamo dare l'input e lo stimolo al ragazzo a far sì che quando prende un impegno lo mantenga fino alla fine. Io quest'anno ho fatto esordire un sacco di ragazzi under 17 nell'under 19 per questo motivo, perché ormai la maggior parte dei ragazzi under 19 non avevano più quello stimolo iniziale e magari qualcuno cominciava a non venire più all'allenamento o quant'altro. Intanto il campionato lo dovevamo andare a finire, e metti caso quelle
le società che non hanno la categoria under 17 e fanno solo under 19 non sanno come piazzare questi giocatori, come fanno? Perciò io direi di rivedere nuovamente questo regolamento e fare qualche regolamento per stimolare di più i ragazzi e invogliarli a partecipare a questo campionato, soprattutto le società che non sono obbligate a scrivere una squadra che magari può durare fino a maggio, fino a giugno, non a inizio ottobre, a marzo finisce. Tutto qua. Allora, andiamo con la quarta domanda, visto che le domande proposte al nostro simpatico Angelo Garagliano sono sei, almeno questo è quello in programma. La quarta domanda. Angelo, ti va di parlare un po' del calcio milanese? Certamente, perché non mi dovrebbe andare, sì. Mi va di parlare, già io colgo l'occasione, che già l'ho fatto tramite i social, di complimentarmi con il GIFA Milazzo per la categoria Under 15 che ha raggiunto il massimo campionato che sarebbe campionato Elite. Io già mi sono complimentato, però colgo l'occasione di complimentarmi con il mister e tutto il suo staff. Giustamente andiamo a valorizzare anche le altre categorie, sempre del GIFA, andiamo a guardare la categoria Under 17 di mister Presti. Anche lui ha fatto un bel campionato e se non ricordo male posizionandosi al secondo posto, però giustamente poi quando ha fatto la semifinale di playoff l'ha persa, mi sembra proprio contro la Folgore e Santa Lucia, è stato un peccato, però andiamo a guardare il percorso, ha fatto un bel campionato anche mister Presti, cioè i miei complimenti vanno a lui. Faccio i complimenti anche alla Folgore Milazzo, con mister Cossimini e tutto il suo staff che è arrivato in finale nell'Under 17, purtroppo non hanno raggiunto l'obiettivo, hanno perso la finale, questo a me dispiace da milazzese perché avrei preferito che anche la Folgore partecipasse al campionato Elite perché hanno fatto un gran campionato e soprattutto anche al mister Di Blasi, al mister Di Bella che hanno fatto di tutto per mantenere la categoria sempre Folgore Under 15, ci sono riusciti, magari li davano per spacciati, però alla fine la squadra, perché io l'ho visto, ho fatto amichevole, per me era una squadra bellina, infatti non mi rendevo conto come si trovava in quella posizione in classifica nel campionato Under 15 regionale. Giustamente vanno anche i miei complimenti fatti a Don Peppino Cotropia che ha partecipato al nostro campionato, noi ci siamo incontrati due volte contro di loro, o anche se magari loro in classifica erano un po' dietro di noi, però posso dire che hanno dato sempre cara alla pelle in tutte le partite e soprattutto con noi fino alla penultima, mi sembra che l'ultima giornata, però la cosa che mi ha sbalordito di questi ragazzi che non mollavano mai, soprattutto era un gruppo di ragazzi educati. Posso dire che Don Peppino ha fatto il mister, ha fatto un buon lavoro e i ragazzi hanno sempre dato la loro fino all'ultimo, non hanno mai mollato anche se la loro classifica non era delle migliori. Lo posso complimentarmi perché hanno fatto un campionato molto dignitoso e hanno anche loro portato avanti il nome del calcio milanese. E allora, domani è una giornata importante, domani 19 maggio al campo al Marco Salmeri di Milazzo. Il Milazzo potrebbe giocarsi una partita importante per andare avanti a fare l'altro l'altra semifinale. Angelo, che cosa ne pensi della partita appunto di domani al Marco Salmeri? La partita è Milazzo-Ionica, se non vado errato. Sì, hai detto che domani c'è la semifinale off Milazzo-Ionica. Per me, per quanto mi riguarda da mister, posso dire che più che chiamare la partita, domani sarà una grande battaglia, perché in campo scenderanno due squadre che magari inizialmente non sono partite bene. E se noi andiamo a esaminare il girone di andata del Milazzo e della Ionica, non è lo stesso del girone di ritorno. Cioè, il Milazzo è partito un po' stentato, la Ionica anche. Poi il Milazzo nel girone di ritorno ha fatto un girone di ritorno strepitoso e questo va a merito, oltre che alla società, va a merito anche al direttore sportivo e soprattutto al mister Antonio Venuti, perché
Mister Benuti lo conosciamo, è un conduttore, è un traghettatore che non lascia mai la preda, ci crede, trasmette tanta energia ai ragazzi e soprattutto spirito di sacrificio. Lui è abituato a lavorare tanto, perché io quando non ero libero, non allenavo, andavo a vedere i suoi allenamenti, perché da Mister Benuti c'è solo da insegnare, da imparare, e vedevo che ci dava sotto ma i ragazzi e trasmetteva tanta voglia di vincere e di non mollare mai soprattutto. E infatti Girone di Ritorno ha dato ragione a Mister Benuto, che nessuno credeva che la squadra che si era formata arrivasse ai playoff. La stessa cosa la devo parlare della Ionica, e la Ionica che magari dopo l'esonero di Mister Fulneri, Mister Famulare, che ci tenga a salutare, che è un grandissimo amico mio, che è un collega, ha fatto un lavoro strepitoso. La squadra che era nella zona playout proprio l'ha portata alla zona playoff, ha fatto un ritorno incredibile. Sì, è vero che il playoff è scaturito dalla vincita di Coppa del Paternò, però non dimentichiamo che la Ionica, che io ho visto giocare, è un'ottima squadra, gioca bene, fraseggia bene la palla, ha degli ottimi giocatori in tutti i reparti, soprattutto un buon portiere. Dico, perciò appunto dico, domani non sarà una partita, ma sarà una vera battaglia. Io giustamente da milanese posso dire che il Milazzo potrà dire la sua, perché magari anche il discorso un fattore campo potrebbe dare qualche svantaggio alla Ionica, perché la Ionica gioca su un sintetico e sul sintetico la palla si passeggia meglio, invece sul terreno del suo erba naturale magari la palla si gioca un po' più difficile, magari il Milazzo è un po' più abituato, la Ionica no. Ma sicuramente sarà una bella partita e con l'occasione invito tutti i milazzesi, ripeto, tutti i milazzesi amanti del calcio, soprattutto del Milazzo, di venire domani allo stadio e dare soprattutto una mano importante a questi ragazzi che se lo meritano, perché hanno fatto sacrifici e se sono lì non è un caso, è solo spirito di sacrificio e voglia di arrivare per portare più in alto la maglia del Milazzo. E avete sentito quindi Angelo che vi invita domani ad andare tutto al Marco Salmeri, stavo dicendo ex Grotta Polifemo. E allora andiamo con la sesta domanda. Mister, parlando della nuova stagione, ti sento un punto di partenza riguardo al settore giovanile? Sinceramente, guarda, io ancora devo terminare questa perché, come sappiamo, io col Milazzo ho un contratto fino al 30 giugno, perciò magari sembrerebbe prematuro di parlare già della nuova stagione. Io so che fino al 30 giugno sono con Milazzo, continuo a fare quello che ho fatto fino adesso. Poi, per quanto riguarda la società, io ho un rapporto di stima e di fiducia. E sicuramente attualmente il pensiero della società è giusto che sia così, e domani, e se si vorrà anche la partita di Modica dopo, sicuramente si riuniranno per parlare prima del futuro della prima squadra e poi del settore giovanile. Io sono sempre a disposizione a confrontarmi con la squadra, con i ragazzi e soprattutto con la società. Se la società ritrae opportuno che il lavoro che è stato fatto si continui un percorso iniziato, bene, questo sarà loro a scegliere. E purtroppo il calcio è anche fatto di queste sorprese. Magari uno che si crede, che è sicuro, che dà tutto per scontato, poi magari non è nulla scontato, perché nel calcio di scontato non c'è niente. Io so solo che ho massima fiducia in questa società. E loro hanno massima fiducia in me perché me l'hanno dimostrato, non posso dire altro che non hanno fiducia. L'unica cosa che posso dire è terminiamo questa stagione nel migliore modo possibile, poi quando sarà che la società riterrà opportuno di chiamarmi per sedere in un tavolo e parlare della vecchia stagione e se della nuova stagione, io ci sarò sempre. Altro non posso dire perché non ho né sfera magica, quantomeno non mi sono sentito con nessuno della società. E ne è visto, perciò attualmente abbiamo la testa e la voglia e lo spirito alla partita di domani.
Poi aspettiamo che finisce anche la stagione della mia squadra. Il mio cuore vorrebbe nei migliori modi possibile che il Milazzo finisca la stagione. Non lo dico per scaramanzia, però poi sicuramente la società chiamerà perché è giusto che sia così e valuterà lei se posso continuare il mio cammino, il mio percorso e il mio progetto oppure le strade si divideranno. Questa è una cosa che fa parte del calcio, perché io non do niente scontato. Io so che ad oggi ho fatto questo percorso e per me è un percorso giusto. Magari la società, il percorso che ho fatto non lo reputa giusto, lo reputa sbagliato e magari ha altre idee o altre cose magari che non possono sapere, ci possiamo stringere una mano e il rapporto umano, quello che c'è stato fino adesso, rimarrà sempre. Allora, questa era l'ultima domanda, almeno in programma. Quello che volevo domandare io appunto all'Angelo Garagliano per la prossima stagione, mi diceva qualcosa di nuovo. Ci ha detto tutto appunto nell'ultima risposta. A questo punto io e Angelo Garagliano vi salutiamo e tante, in bocca al lupo per domani, per l'SOS Milano che potrebbe tentare il colpo. Grazie a voi e una buona serata a tutti.